Quando ero giovane, che facevo il vice, ho fatto episodicamente il vice dell'Avanti a Milano, per esempio, una piccola pagina dimenticata, così. Mi sono sempre, sempre ardentemente interessato al cinema. Sono stato molto vicino a Cinema Nuovo, ero amico di Aristarco, ero amico di Livio Zanetti, ero amico di tutto il clan di Tullio Chesici, tutti questi quando erano giovani, no? E per me il cinema è un supporto, anzi, è uno dei pilastri della mia cultura personale, ammesso che è una cultura, cioè fanno parte, sono un elemento fondamentale della mia curiosità intellettuale. Il cinema mi attrae la storia del mondo, la testimonianza della vita, l'amore delle persone, le emozioni, i brividi anche. Mi attrae, poi mi attrae il talento degli artisti, mi attrae. Siamo rimasti tutti bambini in fondo di fronte al cinema, cioè andiamo con la stessa ingenuità con la quale sosteniamo una squadra di calcio stupidamente, che una passione così che non ci abbandona tutta la vita, laddove l'intelligenza ti direbbe che non è il caso di credere così ciecamente. Invece noi al cinema crediamo ciecamente a quello che il cinema ci racconta, anche perché talvolta ci racconta delle cose così poetiche, così straordinarie. Quindi il cinema mi seduce moltissimo il documentario fatto in mezzo alle persone, ecco, voglio dire, cioè che raccontano le cose vere della vita. E mi sono, insomma, moltissimo interessato al cinema, ecco. Però non ho mai fatto il fotografo di scena. Parigi e Roma, Roma e Parigi. Ecco, io direi che oltretutto c'è. Non sono comparabili come non sono comparabili le qualità e i difetti degli italiani e dei francesi, cioè non sono simmetrici. Cioè non è che gli italiani sono allegri e i francesi sono tristi, non è che gli italiani sono generosi e i francesi sono egoisti. Sono valori diversi, altri atteggiamenti, gli uni sono razionali e gli altri invece sono empirici. Cioè noi italiani campiamo generalmente senza programma, tutto sull'improvvisazione, spesso geniale. In Francia magari il talento, la genialità è meno apparente, cioè più casuale, non so così. E comunque si tratta di mentalità abbastanza diverse come la mentalità che divide gli italiani del nord da quelli del sud. Roma è una città barocca, direi, proprio fondamentalmente, e voluttuosa. E Parigi invece è una città con un fondo protestante, questo bel sottofondo rivoluzionario della vecchia rivoluzione che è un bene comune per tutti gli uomini del mondo. Parigi è il paese del caffè, diciamo. Per esempio il Flore, piuttosto che Demagogue, piuttosto che l'Aulnay, che era il mio caffè, che era anche a Parigi il caffè di Godard, il caffè di René Planchon, di René Alliot, il caffè di Alain Touraine, per esempio, di un mucchio di gente colta che veniva, ecco, e che scriveva, Arthur Adamor, per esempio, gente che scriveva i libri al bar proprio. E a Parigi ho avuto, per la verità, occasione di vedere, di fotografare da vicino René Clair, per esempio, di fotografare Marcel Carné. Non parlo neanche del gruppo della Nouvelle Vague che li ho conosciuti al caffè prima. Ho sfiorato Truffaut. Ero quasi amico di Godard, che so io. Ah, poi conoscevo tutto il mondo della critica francese. Sono andato tante volte ai festival sia di Cannes che anche di Venezia, ovviamente. Beh, secondo me la funzione del ritratto in fotografia è raccontare la vita, gli uomini, gli esseri umani, raccontarla nel modo più semplice. Ecco, io per esempio, con tutta la stima di alcuni grandi fotografi come Richard Avedon, per esempio, o come Luxardo, che era una celebrità in Italia, non sono mai stato favorevole alla foto di studio se non quella del fotografo di paese. Mentre invece io trovo che l'istantanea coglie profondamente la verità, spesso più della foto posata. Cioè sono fotografie in cui c'è la loro partecipazione. Ma anche la foto, una mia foto considerata molto famosa di Pierpaolo Pasolini e sua mamma,
è fatta in 3 secondi dicendo mettiti lì Pierpaolo e Susanna, per favore, mettetevi insieme. Voglio dire che no. No, ma anche perché gente che si infastidiva a farti fare qua. Io trovo i fotografi noiosi e fastidiosi in genere. Sondadese è un film invece che ha nella mia mente ha un'importanza molto grande, perché è una testimonianza fondamentale di quello che è stata la guerra di Grecia, una guerra completamente dimenticata, che è stato uno dei crimini maggiori del fascismo e del nazismo. Io sono stato molto amico di Ugo Pirro, che è l'autore di questo libro. Questo libro in pratica racconta la storia di un giovane ufficiale che è incaricato di andare ad Atene, da Volos, un paese che conosco bene per caso nel Peloponneso, di andare a prendere delle ragazze greche per i bordelli dei soldati italiani. È un viaggio epico, in cui vengono attaccati dalla resistenza greca, un viaggio tragico, insomma. E una delle soldatesse era Lea Massari. Io ho fotografato questa storia a Dubrovnik, vicino a Dubrovnik, dove Valerio Zurlini ha ricostruito la Grecia per ragioni di tatto, perché è difficile andare in Grecia. Per cui passai 4 giorni con la troupe, fu un'esperienza anche quella lì estremamente bella. Comunque bisogna sapere che questo film realizzava un progetto che era già stato di Guido Aristarco e di Renzo Renzi, che era soltanto una sceneggiatura che si chiamava L'Armata Sagapò, che in greco vuol dire L'Armata Ti Amo, e che a loro era costato la prigione. Pensate che cosa c'era di male nel raccontare questa storia. Insomma, come se non esistessero i bordelli dei soldati, come se fosse... A parte che queste ragazze greche erano delle vittime, delle povere ragazze. Una poi era un'eroina partigiana, tra l'altro. E voglio dire, è veramente squallido questo strapotere militare così volgare e gretto, insomma.